Buongiorno, conferenza stampa della giuria del 33esimo Torino Film Festival. Io adesso ve li presento. Comincio con la signora Josephine Decker, la conoscete sicuramente dallo scorso anno, è stata cineasta americana, cineasta, videomaker, performer e attrice. Soprattutto ha lavorato moltissimo con i nuovi indipendenti americani e l'anno scorso con i suoi due primi lungometraggi, diciamo di finzione, che sono Butter on the Ledge e Thou Was Mild and Lovely, è stata un po' l'esplosione del Forum di Berlino e poi dopo l'esplosione le abbiamo dedicato un omaggio al festival, preceduta da una sua divertentissima performance alla Fondazione Sandretto la sera prima dell'inaugurazione del festival, quella in cui ci si tirava il cibo. Quindi la conoscete tutti, Josephine. Poi parto, vado avanti con in elenco alfabetico. Alla mia destra Marco Cazzato, pittore, illustratore, disegnatore. Probabilmente lo conoscete perché torinese, ha collaborato, collabora con un mucchio di giornali, La Stampa, Il Corriere della Sera, Sole 24 Ore, eccetera, eccetera, autore di libri. È una scelta che in realtà nasce dall'inizio dell'anno, avevo pensato che secondo me quest'anno era giusto avere in giuria un disegnatore, per ovvi motivi. In fondo, sì, in fondo al tavolo, Jan Ole Gerster, regista tedesco, ha collaborato un paio di volte, credo, con Tom Tykwer e ha vinto un sacco di Lola Awards, non mi ricordo quanti, 6 Lola Awards, che sono praticamente sono gli Oscar tedeschi, con un film che in Germania si intitolava, il cui titolo originale è Oh Boy, ma che probabilmente conoscete col titolo italiano che è Un caffè a Berlino. E ha vinto anche con lo stesso film gli European Film Award, gli EFA, per la migliore opera prima europea. Con il cappello, Corin Hardy, Regno Unito. Corin è un mangiatore di cinema, se andate sul web scoprite che è un mangiatore di cinema fin da ragazzino, ma molto piccolo. E, è stato premiatissimo con il suo primo lavoro, il suo primo cortometraggio d'animazione che si intitola Butterfly e che partì nel suo giro per tutto il mondo dal Festival di Edimburgo. Poi in realtà ha diretto moltissimi videoclip con dei gruppi rock molto importanti ed è stato selezionato dalla rivista Screen International come una delle stelle di domani. Il suo primo lungometraggio si intitola The Hollow e viene presentato qui nel festival nella sezione After Hours. Come potete intuire si tratta di un horror ambientato in una casa nella campagna irlandese. Li ho detti tutti, mi resta il presidente della nostra giuria, che è Valerio Mastandrea, vabbè no, non ve lo sto a presentare, lo conoscete tutti. Sottolineo soltanto che, vabbè, intanto il film col quale è stato a Venezia, che è uscito poi subito dopo anche nelle sale, Non essere cattivo, di Claudio Caligari, e che oltre a fare il presidente della giuria, qui da noi è anche il protagonista del film che verrà proiettato domani sera al Reposi 3, il film di Gianni Zanasi, La felicità è un sistema complesso. A questo punto aspettano le vostre domande. Aspettiamo le vostre domande. Oppure Valerio? Sì, no, non vuoi dirgli.
Pensavo che dopo la presentazione del film in Sanasi volevamo fare un minuto di silenzio, così per rispetto al ritorno di Zanasi al cinema. Era bello, vabbè, l'abbiamo fatto più o meno. Quindi. Sì. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Imagination Web. La domanda è più per il direttore. Vedendo i giurati, sì, si coglie una freschetta, una gioventù importante. Le chiedevo se la scelta di questi talenti giovani è appunto per andare incontro alla filosofia del festival di premiare, di conoscere appunto queste opere prime e seconde, appunto di trovare una giuria in tono, in sintonia con lo spirito del festival. Se era queste le sue prime scelte o se magari qualche altra giurato non ha accettato di far parte della missione. Beh, naturalmente i segreti della cucina non si rivelano, per cui una risposta a questa domanda non ce l'avrà mai. Vorrei dire soltanto una cosa: a me piace molto questa giuria, è una giuria molto che potrebbe anche essere una giuria eccentrica, una giuria vivace, viva, ma spero. Però diciamo anche un'altra cosa, la giovinezza non è necessariamente un fattore anagrafico. Per dire, noi premiamo, abbiamo il Gran Premio Torino giovedì prossimo, un signore che bimbo non è, che è Terence Davis, e che è proprio è giovane dentro, per non parlare del guest director Julien Temple, che è più rock e punk di lui come spirito. Credo che non ci sia nessuno, e infatti si trova molto bene a Torino. Qualche altra domanda? No, posso chiedervi, non fatemi fare come l'anno scorso, che ho dovuto fare una domanda io a ciascuno di loro, posso dirlo? Allora, comincio con Josephine. Josephine, come ti senti a tornare qui come giurata? E che film ci porti l'anno prossimo? E così cominciamo a farci. E che film ci porta l'anno prossimo? Così cominciamo a tirare insieme il programma 2016. Well, firstly, it's an incredible honor to be back. And last year was, I think, my time in Torino was a highlight of my year. I was like, the most amazing people, incredible films, and the hospitality here was unbelievable. Plus, I'm obsessed with Italian wine now. I used to think French wine was great. Now I'm like, that's shit compared to Italian wine. So anyway, I got spoiled here last year, and I was really honored. It is, I mean, someone asked about youth, and I do think that when you're starting out, you know, and I'm not even that, I mean, I'm in my mid-30s, so I'm not like a 20-something-year-old, but I do think that when you're beginning your career, it is very important to have support, and so a place like Torino Film Festival is hugely established to show not only my two features that were touring last year, but this festival showed a large body of my work. It meant a lot to me as a person, and also to just start thinking about myself as an author of many pieces. So this had a real, I guess, impact on the way that I started thinking about myself and gaining confidence, which is huge, I think, when you're beginning your career. So in a long-winded way, I'm trying to say it's wonderful to be back, and I really hope that as a jury, we can do great work in supporting the young voices that we'll get to see on film this week. It's just always a pleasure to witness the rise of energy in the newest generation of independent filmmakers, and congratulations and thank you to you guys for curating such exciting work. Per me devo dire che è estremamente un enorme onore essere di nuovo qui, soprattutto alla luce di quello che è stata la mia presenza lo scorso anno a Torino e al Festival, che ha rappresentato quello che è stato proprio il picco del mio anno, della mia annata lo scorso anno, non soltanto proprio perché
non soltanto per quanto riguarda la mia carriera, diciamo, di autrice, ma anche è stato il picco anche come divertimento, meraviglia, è stato stupendo essere qua, è stata stupenda anche l'accoglienza. E tutto è stato stupendo, soprattutto sono diventata quasi dipendente, ormai sono ossessionata dal vino italiano, mentre prima pensavo che il vino francese fosse il top dei top, adesso veramente il vino italiano ha sbaragliato tutto e non posso farne a meno. Quindi, e più, mi avete proprio viziata lo scorso anno, quindi per me è stato non solo un ricordo, ma è una realtà assolutamente da cui non posso transigere. Poi per quel che riguarda prima avete fatto una domanda per quel che riguarda andava la giovinezza e la gioventù e la presenza di persone giovani o quello che sia, il dato anagrafico o meno. Diciamo che io non sono più da considerare proprio giovane, una ragazza, perché mi trovo, la mia età non è 25 anni ma sono circa sui 35, però in ogni caso quello che può rappresentare, quello che è importante in questo senso è proprio la necessità del sostegno agli inizi della carriera da parte, proprio nei confronti di coloro che sono giovani, da parte di realtà come queste. Perché per esempio il festival mi ha molto sostenuto, perché l'altro anno non soltanto ha presentato i miei due lungometraggi, ma ha presentato una corposa quantità di mio materiale, e questo ha cambiato anche il mio modo di vedere me stesso, mi ha supportata anche creando una maggiore fiducia in me stessa e un maggiore migliore, diciamo, modo di vedere me stessa. Quindi ha avuto questo un impatto su quella che è la mia visione di me stessa, e penso proprio che questo sia il compito anche di giurie come queste. Spero proprio che questa giuria sia in grado di supportare, di sostenere anche proprio anche giovani, le giovani realtà, per riuscire a tirare fuori, speriamo anche di vedere una grande quantità di energia giovane nei film che saranno presentati e che vedrà questa giuria. Comunque grazie tantissimo, e veramente ringrazio l'organizzazione e tutti per l'altro anno e anche per questa possibilità di essere di nuovo qui. Chiediamo Ciao, sono Barbara Vacchetti del blog del DAMS degli studenti dell'Università di Torino, e mi chiedevo come ci sentiva essere, diciamo, dall'altra parte, quindi essere voi coloro che giudicate, non i giudicati. Farei rispondere a chi la fai la domanda, a tutti o no, vai tutti, però farei rispondere a tutti. Ole, Jan. I'm going to answer. Please. I'm going to take a stand. Just because I have my own film, The Hallow, which was premiered in Sundance in January, and I've been on a tour of around the world, and this is kind of the last festival, but I was very pleased to be asked to be on a jury. I've never been on a film jury, and actually it's been great being at all these festivals, but I never get the chance to really sit and watch the films. So I'm really looking forward to having a chance to actually, properly sit down and focus and take in some great new films and discuss them and figure out what we all think. It's going to be a new journey for me, and I'm looking forward to seeing Turin. I only arrived late last night, so it's all very exciting. Anyone else like to? Per quanto riguarda me, devo dire che poiché il mio film The Hallow ha avuto la sua prima al Sundance Film Festival in gennaio, poi ha incominciato a girare per il mondo, e questo praticamente è l'ultimo festival, l'ultimo in senso di tempistiche, diciamo, a cui arriva il festival, ed non mi era mai capito, e verrà mostrato al festival, ma contemporaneamente sono presente anche come membro della giuria, cosa che precedentemente non mi era mai capitato. Questo mi darà agio di vedere, non soltanto di agire in quanto filmmaker, ma di essere presente e poter vedere opere di altri giovani di talento, di altre persone comunque di talento, e non vedo l'ora sinceramente di poter starmene seduto tranquillo al buio della sala, guardare qualche bellissima opera e poi discuterne con i miei colleghi e iniziare quello che per me è un nuovo viaggio assolutamente eccitante.
Also the red wine last night was delicious. Ah, e poi naturalmente devo anche dire che poi ci sarà anche la possibilità di vedere Torino eccetera. Io ieri sera ho già incominciato a dare uno sguardo in giro. Il vino rosso ieri sera, sono andato poi a letto tardissimo, era ottimo. Posso dire una cosa? Sì. Che per me non è la prima volta. Sono stato a Venezia, a Locarno, mi sembra. Sì, vorrei dire. Io credo che l'Algeria, per quanto mi riguarda, sia una delle esperienze più necessarie che uno che fa cinema debba incontrare nella propria vita o carriera. Perché, almeno per come l'ho intesa io sempre, e poi ho avuto anche la fortuna di condividerlo con le giurie che ho incontrato, non abbiamo mai giudicato i film, non c'è stato mai un stare dall'altra parte. Forse perché quando siamo dall'altra parte ancora non ci sentiamo mai giudicati per quello che facciamo. Semplicemente abbiamo la possibilità di condividere con persone che fanno il nostro mestiere in altri paesi e in altre realtà, abbiamo l'occasione di condividere e di discutere dei film che vediamo in una maniera completamente diversa e anche in contesti molto più sani, perché non c'è la corsa al botteghino, non c'è, insomma, siamo, secondo me i festival di un certo tipo, non tutti, rappresentano la massima aspirazione per uno che fa il nostro lavoro, sia guardando che partecipando con i propri film. Ci tenevo a dirlo perché non mi sentirò mai un giudice di un film, nel senso, giustamente, poi un film ti dà, è bello parlarne con persone che fanno cinema in un'altra maniera, e anche questo viene sempre fuori quando ne parliamo, e, insomma, la giuria è sempre un'occasione speciale. Quindi ringrazio anch'io, anche se non bevo vino io, questo volevo dirlo. Purtroppo sono astemio. Sentiamo Jan su sta cosa. I agree with Valerio, the concept and the idea of judging over films, especially for a filmmaker or filmmakers, actors, is a bizarre idea, I'd say. But I appreciate film festivals because where I come from, little art house films, small art house production, different kind of films, facing more and more hard times at the box office. Movies are more about, like, I don't know, spectaculars and making money, and festivals award can be a great chance to support important small films, and that's why I think it's important to have competitions and not necessarily judge over a film or over films, but support one or two of them. Mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha appena detto Valerio per quanto riguarda, diciamo, l'approccio a quello che è la condivisione tra membri della giuria di idee, per esempio, su un film, che si vede in questo contesto che è completamente diverso da quello che è il contesto tipico della sala cinematografica, perché, per esempio, da dove vengo io, diciamo, in ogni caso ci sono la fetta di mercato maggiore è rappresentata da quei film di botteghino, e sono poche le realtà che poi nei confronti dei quali puoi portare una condivisione del genere. Sono poche le realtà, e i festival cinematografici sono quelle realtà che permettono non tanto di giudicare il film, ma di supportare, di sostenere quelli che sono i film fatti da altre persone, proprio attraverso il lavoro di condivisione dei membri della giuria, che possono essere sempre operativi nello stesso campo, in campi diversi, in paesi diversi, ma che comunque hanno un approccio anche diverso, ma uno stesso campo artistico. Vabbè, a questo punto sentiamo Marco Cazzato, che probabilmente non ha mai fatto parte della giuria. Sì, io non ho mai fatto cinematografica, no, sicuramente no, e non sono un addetto ai lavori, quindi sì, devo dire che sì, secondo me c'è una bella affinità tra il mondo dell'illustrazione e il cinema, perché comunque
c'è sempre una rappresentazione, c'è una narrazione, ci sono dei personaggi, c'è, qualcuno ogni tanto ha definito i miei lavori dei fermo immagine, una cosa che mi è stata detto spesso. E quindi sì, c'è questa affinità. Quindi spero che il mio occhio, insomma, serva a questa giuria. Sicuramente sono d'accordo con quanto detto prima, che non siamo qui per giudicare, ma per supportare i film. Voglio tranquillizzare Josephine dicendole che in Italia gli artisti sono giovani almeno fino a 50 anni, quindi possiamo stare sereni da questo punto di vista. Sì. Valentino, movieplayer.it. Se posso, io volevo fare una domanda a Cori Nardi, perché ha un progetto molto importante in arrivo. Un mese fa c'era James O'Barr a Lucca Comics, che è l'autore del Corvo, di The Crow, e è entusiasta del nuovo progetto in arrivo. Non sto capendo niente. Non sento niente. Senza forse smetti without the microphone, nobody understands. Un mese fa c'era James O'Barr, The Crow, the author of The Crow was in Lucca, and the question is for you, of course, for The Crow. Okay. Concordo su, chiedo scusa, ero entusiasta e poi insomma, sei entusiasta? Sì, The Reboot, I'm talking about The Reboot, what anyone was enthusiast in Lucca of The Reboot, the author, and the question is about which you're working on, the current situation, the ongoing situation. Where's Lucca, by the way? Lucca is, Lucca is in Tuscany, is the place where they have a big festival. Comics Yes. It was, well, the Crow is the film I'm working on next. I've been working on it since I finished my first film, and it's a very special project. I have been very inspired by James O'Barr and the graphic novel, particularly the reason to make the film, to do a new take on it. So we're just waiting for a new start date, because we were in deep pre-production, and then the studio had a bankruptcy situation. It's now getting sorted out, and we're progressing in the new year. Per quanto riguarda il reboot del Corvo, The Crow, è un processo estremamente interessante, nel senso che per me è stato assolutamente coinvolgente e interessante fin da quando ho terminato il mio primo lavoro, il mio primo lungometraggio, e ho incominciato a interessarmi, ad essere coinvolta, diciamo, fin da allora. Anche perché mi ha sempre coinvolto anche lo stile di O'Barr, il suo approccio il suo lavoro. Diciamo che adesso il lavoro è andato avanti, eravamo a livello di pre-produzione quando c'è stato, diciamo, una fermata a causa dei problemi della casa, diciamo, di produzione, che stava per dichiarare bancarotta, fallimento. Poi adesso la situazione è stata risolta, e quindi siamo in attesa di una nuova data per l'inizio di nuovo delle fasi di lavorazione, di preproduzione. Sì. Ci raccontate qualcosa di più del vostro lavoro da giurati? Quanti film avete da vedere ogni giorno? Quante riunioni? Non si rivelano i segreti della cucina, però almeno raccontiamo. E soprattutto Massandré è un noto democratico, come presidente di giuria sarà democratico, il suo voto vale doppio. Partiamo dal fatto che l'arte non è democratica, questo in tutte le forme. Quindi no, ma io presidente penso che me l'hanno chiesto a me perché veramente stavo per primo in mailing list, non... e poi perché mi sto accorgendo di essere il più vecchio. Ed è una cosa che mi ha sconvolto pochi secondi fa, ve lo dico in diretta, perché ho chiesto a quest'uomo che mi sembrava un coetaneo, adesso lo insulto anche, ha 3 anni meno di me. Quindi penso sia più un fatto di... non lo so che fatto è. Per gli impegni... Quanti film vedono, dove li vedono, eccetera, non ve lo possono dire, ok? Non lo possiamo dire, no. No, vedi che c'è uno stato dittatoriale, Si può dire, però non si può dire quando li vede uno.
sono anche proiezioni alle 3:30 di notte solo per noi, cose strane. No, ma spesso li incontrate anche al cinema, per cui specific recipe, so which can be. Soprattutto Cassandra ha parlato di condivisione. Sì. Alla fine però qualcosa di Beh, sì. Sì, però ripeto. Beh, comunque. Ma chi? Ma diciamo che secondo me l'idea di giudicare poi dipende anche molto da come sei fatto. Non credo che c'entri il modo in cui uno lavora o intende il lavoro. C'è anche io, quando ho partecipato a discussioni in cui ho difeso dei film, o comunque le ho, mi ricordo Orizzonti a Venezia nel 2005, c'era una giuria altrettanto frizzantina, dove io cercavo quantomeno di discutere dei film, anche se non mi erano piaciuti, perché comunque mi sembrava, conosco il mio lavoro, conosco anche le difficoltà che uno incontra nel mettere in piedi un film, quanto tempo il regista sta appresso a una storia, insomma, quindi per me già discutere è un atto di enorme rispetto nei confronti dei film anche orrendi che uno può incontrare durante queste esperienze. Poi dei premi vanno dati ed è anche molto bello dare dei premi, devo dire, purché poi le motivazioni non me le facciano scrivere a me, che sono una delle cose più dove si cerca il luogo comune in tutte le lingue, anche perché poi bisogna... Noi tendiamo a saltarle le motivazioni. Brava, perché sì, tu dici, vince questo perché sì. Sì, perché sì. A me piace molto. Perché tendiamo a saltarle anche per questione di tempi, poi sono sempre una tragedia da scrivere. Sì, ecco, appunto. Quindi penso che sia proprio quello, cioè condivisione, cioè i film devono emozionare e lasciare la possibilità di pensare qualcosa, e di, se hai modo poi di pensarlo insieme ad altri, quello deve fare un film, credo. Sì, anche perché dobbiamo poi... Bene. Vorrebbe dire, aggiungere una cosa? I was just, well, it's interesting when you're asking about the challenges to jurying. I was thinking about it last night with Suffragette. that it was so, I mean, one of the things I love about this festival is the way that it upholds female voices. You know, I was really lucky to be celebrated here last year, and I'm grateful to be a woman on this jury. And I think having Emanuela as director of this festival, like, it's a specific and wonderful flavor that we add. But I also, it's funny just watching the suffragette, it's funny, I don't know how, everyone's just saying suffragette. It's that I, you know, I had a very specific reaction to that film because I think I'm a woman. Like, I came out of that in tears. I think I had cried for about the entire last hour of the film. And I just think that there's a communication that happens maybe between that female director, who I think is just incredibly talented, and the woman in the room that is probably slightly different than it was for the men in the room. Just period. That's just life. We have very different experiences. So when you ask about challenges, I think that one of the challenges, that not just that we'll have on the jury, in that there'll be many cultural references in the film, not just about gender, but about background, and you know, films from around the world will have a different impact on those of us who come from those different parts of the world, and maybe we'll understand certain things about them and others won't. And so I think not just us on the jury keeping an eye on that and being aware of, okay, when do our maybe cultural biases and gender biases allow us to enter or maybe not enter a film, but also how can we as an audience always be open to and support films that come from other cultures and other backgrounds, and really pay attention to the new and different voices. And I'm so grateful that that was the opening night film, Emanuela. That was just very, very powerful. So thank you. Beh, pensando, visto che ha parlato di quelle che diciamo sono sì, le sfide in realtà che deve affrontare la giuria, non solo i compiti, ma sono sfide.
Mi è venuta in mente l'esperienza di ieri sera con il film di apertura Le Suffragette, che è stata un'esperienza che mi ricollega direttamente a quello che può essere proprio il ruolo di qualcuno che sta in giuria e non soltanto del pubblico, nel senso che è stato bello che abbia aperto, cioè fa parte di quello che è un approccio in ogni caso del festival che sostiene sempre le voci femminili, come l'altro anno che ha dedicato, ha fatto questo grande onore, diciamo, al mio lavoro, ma sostiene, ha sempre sostenuto la voce femminile, la presenza femminile. E quindi non soltanto questa tematica, ma diciamo che al di là della rappresentazione, diciamo, femminile ieri, mentre faccio riferimento a quello che ho sentito io mentre guardavo il film, forse in quanto donna rispetto a quello che può essere quello che è l'utente, diciamo, membro del pubblico maschile, nel senso che io ho sentito, vi è stato uno sconvolgimento interno dentro di me che per l'ultima ora mi ha fatto piangere, era da tantissimo tempo che non piangevo, per l'ultima ora ho pianto fino alla fine. E questo probabilmente forse è proprio una questione di comunicazione, forse membri del pubblico di maschile magari interpretano determinate cose o si collegano a determinate cose in modo diverso. Ma questo per dire che in ogni caso non è forse soltanto una questione di genere, ma è una questione anche di comunicazione, di livelli culturali, di culture diverse, di background diversi, che permettono quindi, con il lavoro collegato, per cercare di capire quello e di collegarsi a un qualcosa che appartiene a un'altra cultura, a un altro background, cercando di capirlo e provando, sviluppando le proprie esperienze. E l'essere parte di una giuria ti permette anche di arrivare a questo possibile approccio, ed è per questo che quindi non è solo, cioè, per riuscire a cercare di entrare nel film, cercando di capire attraverso il film, entrare nel film attraverso quella che è la rappresentazione di un qualcosa che appartiene alla cultura, a un background diverso dal tuo. E quindi sono molto contenta che, diciamo, è stato è bellissimo che il film, questo film sia stato il film d'apertura del festival, ed è per questo che sono molto contenta anche di essere parte della giuria, perché mi permette di avere questa esperienza, di esprimermi in questo modo. Questo però mi serve. But one only woman out of five members. Le donne hanno sempre più da fare degli uomini, devono essere libere per 8 giorni senza bambini, eccetera, eccetera. Okay. Ma noi quattro siamo molto, molto sensibili. No, scherzi a parte. Lavorano di più le donne, dai. Women work more. Bene, ringrazio tutti, adesso li mandiamo a lavorare quasi subito, naturalmente. Grazie.